Cos'è? Fermin! Salve, come sta? Bene, molto bene. Come procede quella faccenda? Piuttosto complicata. Perché? Prima la ragazza mi voleva addirittura picchiare e poi ha cominciato a farmi un sacco di domande su sua madre e... Eccola, eccola, sta arrivando, mi nascondo! Ciao, Flor. Sei venuta a trovarmi? Ti voglio chiedere scusa, papà. Volevo chiederti scusa per averti trattato male, ma vedi, per me conoscerti è stata come una doccia fredda. Non ti preoccupare, perché ho già dimenticato tutto. Ho chiesto a Franco di informarsi sulle analisi da fare per sapere se siamo... E niente, voglio che mi racconti di mia madre, di quello che c'è stato tra voi due. Sì, sì, a me piacerebbe tanto sedermi con te e chiacchierare, ma c'è un problema. Sto lavorando e se mi vede l'amministratore va su tutte le furie. No, va bene, adesso ti lascio un biglietto con il mio numero di telefono e l'indirizzo. Scrivi chiaro, così ci incontriamo quando hai finito. Certo. Va bene, papà? Sì, sì, va bene. Ricordati di chiamarmi. Lo farò. Ciao. Ciao. Geniale, Fermin, è stato semplicemente sensazionale. La piccola Cardo ha abboccato e ora lei dovrà fare il padre per qualche giorno e poi partirà per un periodo indeterminato. Sì, va bene, ma adesso ascolti me. Sì. Quella ragazza mi fa un milione di domande, perciò per favore, se vuole che mi finga suo padre, ho bisogno di avere dei dettagli, delle informazioni su sua madre, capisce? Su Margherita Valente. Esatto, ma io non so assolutamente niente di quella sciocca insulsa rubamariti. Deve improvvisare, che diamine. Un po' di creatività, perché la pago e la pago molto bene. D'accordo, va bene. Allora cercherò di farmi venire in mente qualcosa. Senti, se tu mi dai due palme e una sedia a sdraio, io mi dimentico tutto, anche l'indirizzo di casa. Ma è incredibile, per me è esattamente la stessa cosa. Noi siamo due anime gemelle. Anime e corpi, figurati. Tu sei la prima donna che non si sorprende perché mi depilo il petto e perché mi depilo anche le gambe. Guarda, non solo non mi sorprende per niente, ma al contrario mi piace da morire. Aspetta, te ne devo dire un'altra, Delfina. Cosa? Dimmi se lo yogurt all'anguria, quello con chicchi di riso integrale, non ti sembra una cosa divina? Dimmelo. Ascolta questa. Spremuta di mango e kiwi, sì! Fantastica, sì! Delfina, tu sei meravigliosa. Sei identica a mia madre. Maxi. Doveva passare proprio qui questa rompiscatole. Volevo scusarmi per come ti ho trattato, ma vedo che hai trovato subito consolazione. Ho una svelta a consolarti. Ma sentila, come ti permetti di parlarmi in questo modo? Non faccia l'offesa, signorina Delfina. Lei quando vede qualcuno con i soldi non capisce più niente. Non so che cosa sta insinuando. Non insinuo niente. Sono stanca di farmi portare via i pretendenti da lei. Io porto via i pretendenti a te, ladra di fidanzati, che non ti importa nulla se una è incinta o no, se uno sta aspettando un figlio o no. Allora si tenga il padre di suo figlio e io mi tengo questo. Io mi tengo quello che voglio. E poi questo ha un nome, se l'hai dimenticato. Si chiama Massimo. Scusate, Maximiliano. Maximiliano, e lui è mio e resta con me, chiaro? Scordatelo, cretina, scordatelo. Io e Massimo ci capiamo benissimo perché siamo della stessa classe. Sì, certo, della stessa classe di stupido. Si può sapere cosa sta succedendo qui? Ma no, non si possono arrabbiare, perché io li voglio solo aiutare. Tutto qui, capisci? Nient'altro. Tu non capisci, Nicholas. Cosa? Alcuni non vedenti sono così, è facile che si sentano feriti nell'orgoglio. Ma cavolo, sono un cretino, sono un emerito cretino perché ho rovinato tutto. No. Sì, però ascoltami, lo spettacolo di beneficenza della band possiamo farlo lo stesso, o almeno quello, vedremo. No? Vedremo. Che ha fatto tuo fratello? Si è sposato? No. Figurati che quella cretina di Delfina ha cambiato idea e così non si sono sposati. Vabbè. Buono questo cioccolatino, ne hai ancora? Non guardarmi così, perché a te non ho chiesto niente, perciò ti conviene stare zitto. Senti, mio caro, se per caso pensi che dietro a questa montagna di muscoli non ci siano sentimenti, ti sbagli di grosso. Scusate, ma voi due stavate litigando per quel buffone. Per favore, Federico, siamo tutti adulti. Se tu non ti vuoi sposare con me, che male c'è se cerco conforto in un uomo così bello, così buono, dei sentimenti così nobili, così forti. Mi dispiace per te, mi dispiace, Federico, mi dispiace sul serio, ma che vuoi? La vita è fatta così, qualche volta si vince e qualche volta si perde. Va bene, vai con il piccolo Cardo e divertiti, vai. Ma quando in qua dirige l'orchestra, vai con quella, tieniti questo. Lei pensi a dare ordine al suo Federico, al mio ragazzo? Chiudi quella boccaccia cantante frustrata e lascia a me questo ragazzo così simpatico, basta, smettila, per favore, falla finita una buona volta con questa pagliacciata. Sensibile. Adesso noi torniamo a casa. Hai dimenticato che aspetti un figlio da me? E tu prenditi questo giocattolo e portatelo via. Ma quale? Certo che me lo prendo e giocheremo ad essere felici alla faccia vostra. E chi
chiaro? Andiamo prima che la strega prenda ti trasformi in rosso. Prendi in carta e porta a casa. Io l'ammazzo, io. Ma ti ha dato di volta il cervello. Hai dimenticato che aspetti un figlio da me, che volevi sposarti e che hai mandato tutto a monte. E adesso vai in giro come una matta su questa sedia a rotelle per correre dietro al primo idiota che incontri. Ma che ti prende? Ah, bene, bravo, si è ringraziato il cielo. Allora ce l'hai un po' di sangue nelle vene, eh? Che ti succede, Federico? Sei geloso? Federico è geloso. Ma che cosa dici? Io sarei geloso. Federico è geloso. Federico è geloso. Flor, per favore, ti supplico di credermi. Anche se Delfine è pazza di me, devo confermarti che tra di noi non c'è proprio niente. Niente, te lo giuro, so, su di me. Occorre. Questo è un regalo per te. Ti ringrazio. Sì, grazie. Sì, lo accetto. Comunque ti volevo dire che non mi importa niente. Se vuoi sposare Delfina, sposala. Io volevo solo chiederti scusa per averti trattato male e non volevo. Era solo questo che... Questo significa che noi due stiamo sempre insieme. E... Vero? E da quando stiamo insieme noi due? Ufficialmente noi due stiamo insieme da ieri sera. No. Ma la verità è... che io ti stavo cercando dalla notte dei tempi e alla fine ti ho trovata, amore mio. No, aspetta, facciamo così. Concentrati su quello che ti dico. Tu sei molto bello, hai dei muscoli da sogno, capelli fantastici, la bocca piena di denti, però io non sono innamorata di te. Al massimo con tanta buona volontà potremo diventare amici tra un bel po' di anni, però... Però non voglio darti... Ok, ho capito, è tutto chiaro. Amici. Sempre la stessa storia. Dai, non fare così. Maxi. Flor, sei proprio sicura di non essere pazza di questo incredibile atleta? Con me ci sono solo due possibilità. O mi ami alla follia, o mi adori in eterno. Pensasi. Guarda che questo atleta non si arrende così tanto facilmente. A quello manca un venerdì. Hai visto che cappotto aveva? Poverino, non trattarlo sì, così. Anche. In fondo tu non hai altro buono. Da fare che dare spago a quell'imbranato. Non hai altro da fare, eh? Sì, ho una cosa bellissima da fare. Bene, e di cosa si Prima tratta? Prima di tutto devo chiederti scusa perché non te l'ho detto subito. D'accordo, dimmelo adesso. Ho trovato mio padre. Hai trovato tuo padre? Sì. Ma stai dicendo sul serio? Te l'ho appena detto. Franco mi ha aiutato a cercarlo sì? E l'ha trovato. Così... Così facilmente? No, non è stato facile, tutto il contrario, però si è dato da fare, ha controllato un sacco di cose e alla fine l'ha trovato. E tra poco lo incontrerò e mi racconterà come ha conosciuto mia madre e tutta la loro storia. E ho un padre. Sì, hai un padre, però c'è qualcosa che non mi quadra. Che? Non so, il fatto che sia apparso di colpo, così, sbucato dal nulla, caduto dal cielo. Ma no, non perché, è andata così. Non fai il test del DNA, così sei sicura. E dai, Bata, non essere pessimista, congratulati, abbracciami, dimmi, va bene. Sono contenta. Sono Flora, contento, hai trovato Flora, tuo hai padre. Hai trovato un padre. Io sono così felice. No, va bene, sono contento per te. Continua, hai trovato tuo padre. Hai trovato adesso... tuo papà. Sì. Quanto sono felice. Oh, grazie. Beh, ora che è tornato potrà vivere con lui, no? Ah, Sofia, ma che ti prende? Cavolo, sei peggio di tua madre. Ma... Vedi, il fatto è che io e Bata stiamo per vivere insieme per conoscerci Sofia. Meglio. E se tu stai qui ci rompi le scatole, capisci? Praticamente stai dicendo che andiamo. Devo togliermi di torno. Mi stai cacciando? Ti sto cacciando, sì. Dillo chiaro e tondo. Perché? No, non te l'ho detto? Aspetta, mi sembra di essere stata molto chiara. Se non lo capisci... Basta! Sofia! Che c'è? Tu non puoi andare via. Hai già sbattuto la testa un sacco di volte. Per prima cosa devi vedere se tuo padre vuole che viviate insieme. Bata! Non vi sopporto quando fate così. Casa Fritz... Scusi, salone di bellezza. Dominique, che cos'hai? Perché stai piangendo? Com'è possibile che le piaccia? Come fa a piacere a Flor quel... No, sto diventando completamente matto. Sto diventando... No, non sto diventando niente. No, non sono matto. No. Cosa hanno visto in me? Mi hanno preso per un nuovo esemplare di cervo con un doppio palco di corna! Sei un idiota, che ti importa se quello lì piace a Delfina? Sei geloso anche di Delfina adesso. Sei stanco perché hai bisogno di dormire un po'. Dormire un po'. No, io non sto bene, no. Non sto bene, ho bisogno di aiuto, sì. Ho bisogno di aiuto. Senta, Rosenbaum, io so di non essere innamorato di Delfina. No, non lo sono affatto. E mi sposo soltanto per dovere, perché provo dei sentimenti per Florencia, però... Sì? Forza, continui, non si interrompa. Esprima tutti i suoi pensieri. Sì. Ma è proprio questo il problema. Non riesco ad esprimere tutti i miei pensieri. Io non posso essere geloso di Delfina. È una follia, è irrazionale. Non posso provare una cosa del genere. Certo, ma è quello che sta succedendo, Federico. E
miei genitori sono matti. Vengono qui a litigare per me e quando sto a casa neanche mi guardano. Andiamo, Domenica, stai tranquilla. A volte i grandi si comportano così, è normale. Va bene? Va bene. Adesso dove sono? A litigare da un'altra parte. E quando tornano la portano via. No, no, io non voglio andare via. Calmati. Sono matti, ti ho detto. Basta, tesoro. Sai, in alcuni momenti mi sembra di essere completamente pazzo. Di essere sul punto di valicare quell'esile confine che divide il razionale dall'irrazionale. Faccio sciocchezze, sogno sciocchezze. Lo sa anche lei, i sogni sono un riflesso dell'inconscio. Perciò non deve sminuire la loro importanza, Ti prego, Flora, convinci Federico a non farla portare via, sì, ti prego, Flora. Capite che è un egoista, la fa tanto lunga ma non vuole stare con me. Però vuole che viva come una suora. Non so che cosa voglio, non so che cosa mi succede. Lei che cosa ne pensa, Rosenbaum? No, che cosa pensa lei, Federico? È qui dentro, Federico?